feliz, ponerle Bona Pascua. Oggi la Chiesa rinnova l'annuncio dei primi discepoli. Gesù è risorto. E di bocca in bocca, da cuore a cuore, richeccia l'invito alla lode. Alleluia, alleluia. In questa mattina di Pasqua, giovinezza perenne della Chiesa e dell'intera umanità, vorrei far giungere a ognuno di voi le parole iniziali della recente esortazione apostolica dedicata in particolare ai giovani. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane e a ciascun cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto di te c'è il risorto che ti chiama, ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza. Cari fratelli e sorelle, questo messaggio è rivolto nello stesso tempo a ogni persona e al mondo. La risurrezione di Cristo è principio di vita nuova per ogni uomo e ogni donna, perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza. Ma la Pasqua è anche l'inizio del mondo nuovo, liberato dalla schiavitù del peccato e della morte. Il mondo finalmente aperto al regno di Dio, regno di amore, di pace, regno di fraternità. Cristo vive e rimane con noi. Egli mostra la luce del suo volto di risorto e non abbandona quanti sono alla prova, nel dolore, nel lutto. Egli è evidente sia speranza per l'amato popolo siriano, vittima di un perdurante conflitto che rischia di trovarci sempre più rassegnati e perfino indifferenti. È invece il momento di rinnovare l'impegno per una soluzione politica che risponda alle giuste aspirazioni di libertà, di pace, di giustizia, che affronti la crisi umanitaria e favorisca il rientro sicuro degli sfollati, nonché di quanti si sono rifugiati nei paesi limitrofi, specialmente in Libano e in Giordania. La Pasqua ci porta a tenere lo sguardo sul Medio Oriente lacerato da continue divisioni e tensioni. I cristiani della regione non manchino di testimoniare con paziente perseveranza il Signore risorto e la vittoria della vita sulla morte. Un particolare pensiero rivolgo alla popolazione dello Yemen, specialmente ai bambini stremati dalla fame e dalla guerra. La luce pasquale illumina tutti i governanti e i popoli del Medio Oriente, a cominciare da israeliani e palestinesi, e li sprone ad alleviare tante sofferenze e a perseguire un futuro di pace e di stabilità. Le armi cessino di sanguinare la Libia, dove persone inermi hanno ripreso a morire in queste ultime settimane, e molte famiglie sono costrette a lasciare le proprie case. Esorto le parti interessate a scegliere il dialogo piuttosto che la sopraffazione, evitando che si riaprano le ferite di un decennio di conflitti e instabilità politica. Cristo vivente doni la sua pace a tutto l'amato continente africano, ancora disseminato di tensioni sociali, conflitti e talvolta
da violenti estremismi che lasciano insicurezza, distruzione e morte, specialmente in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria e Camerun. Il mio pensiero va fuori al Sudan, che sta attraversando un momento di incertezza politica e dove auspico che tutte le istanze possano trovare voce e ciascuno adoperarsi per consentire al paese di trovare la libertà, lo sviluppo e il benessere a cui da lungo tempo aspira. Signore risorto, accompagni gli sforzi compiuti dalle autorità civili e religiose del Sud Sudan, sostenuti dai frutti del ritiro spirituale tenuto alcuni giorni fa in Vaticano. Possa aprirsi una nuova pagina della storia del paese, nella quale tutte le componenti politiche, sociali e religiose si impegnino attivamente per il bene comune e la riconciliazione della nazione. In questa Pasqua trovi conforto la popolazione della regione orientale dell'Ucraina, che continua a soffrire per il conflitto ancora in corso. Il Signore incoraggia le iniziative umanitarie e quelle volte a perseguire una pace duratura. La gioia della resurrezione riempie i cuori di chi nel continente americano subisce le conseguenze di difficili situazioni politiche e economiche. Penso in particolare al popolo venezuelano, che tanta gente priva di condizioni minime per condurre una vita degna, sicura, a causa di una crisi che perdura e si approfondisce. Il Signore doni a quanti hanno responsabilità politiche di adoperarsi per porre fine alle ingiustizie sociali, agli abusi, alle violenze e di compiere passi concreti che consentano di sanare le divisioni e offrire alla popolazione gli aiuti di cui necessita. Signore risorto, illumini gli sforzi che stanno compiendo in Nicaragua per trovare al più presto una soluzione pacifica e negoziata a benefico di tutti i nicaragüensi. Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore della vita non ci trovi freddi, indifferenti. Faccia di noi dei costruttori di ponti, non di muri. Egli che ci dona la sua pace, faccia cessare il fragore delle armi, tanto nei contesti di guerra che nelle nostre città. Inspire i leader delle nazioni affinché si adoperino per porre fine alla corsa degli armamenti e alla preoccupante diffusione delle armi, specie nei paesi economicamente più avanzati. Il risorto che ha spalancato le porte del sepolcro apre i nostri cuori alla necessità dei bisognosi, degli indefessi, dei poveri, dei disoccupati, degli emarginati, di chi bussa alla nostra porta in cerca di pane, di un rifugio e del riconoscimento della sua dignità. Cari fratelli e sorelle, Cristo vive. Egli è la speranza e giovinezza per ognuno di noi e per il mondo intero. Lasciamoci rinnovare da Lui. Buona Pasqua. A tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione al netto delle navi, della produzione, delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'urgenza plenaria,
nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Pietro, San Paolo, che con un protestato e autorità per tutti i tutti in persona per nuovi sacromi, che ci vestono di tutti i atti Maria Santa Vesima, gli atti Micaeli Sant'Angelo, gli atti Ioanni Battista e Sant'Orma Pastorone, che il primo Paolo e Torno Sant'Orma, mi sarà altro vestito con il mio fratello, che di me si rispondi di questi fatti per tutta voi, Gesù Cristo, la vita materna. Indulgenza, soluzione, redenzione nomine, peccatore nostro, sotto un vero e successo di penitenza, con sempre accolto, ricomendazione a Dio, grazie e consolazione al Santo Spirito, decinale di perseveranza, in buoni soffri di vivo a voi, omnipotens e misericordia. Te benedictio Dei omnipotente, Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus, descendo de vos, et magna sancta. Fratelli e sorelle, ho preso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati che proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo nella Sirilanca. Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera da tutte le vittime di così crudele violenze. Affido al Signore quanti sono tragicamente scomparsi e prego per i feriti e tutti coloro che soffrono a causa di questo drammatico evento. Rinnovo i miei auguri di buona Pasqua a tutti voi, provenienti dall'Italia e da diversi paesi, come anche a coloro che sono uniti a noi mediante la televisione, la radio e altri mezzi di comunicazione. A questo proposito, mi piace ricordare che 70 anni fa, proprio nella Pasqua del 1949, un Papa parlava per la prima volta in televisione. Il venerabile Pio XII si rivolgeva ai telespettatori della sede francese, sottolineando come gli sguardi dei successori di Pietro e dei fedeli potevano incontrarsi anche attraverso un nuovo mezzo di comunicazione. Questa ricorrenza mi offre l'occasione per incoraggiare la comunità cristiana a utilizzare tutti gli strumenti che la tecnica mette a disposizione per annunciare la buona notizia di Cristo risorto, per comunicarci, non solo per contattarsi. Illuminati dalla luce della Pasqua, portiamo il profumo di Cristo risorto nella solitudine, nella miseria, nel dolore di tanti nostri fratelli, ribaltando la pietra dell'indifferenza. In questa piazza la gioia della resurrezione è simboleggiata dai fiori, e anche quest'anno
provengono dai paesi bassi, mentre quelli nella Basilica di San Pietro sono dalla Slovenia. Un grande speciale grazie ai donatori di questi splendidi omaggi floreali. E non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo pasquale e arrivederci. C'erano tutte le forze armate. Ascoltiamo ancora.